Il nome del figlio è un film del 2015 diretto da Francesca Archibugi, una commedia con un cast corale che riunisce tanti grandi nomi del cinema italiano. Da Alessandro Gassman a Valeria Golino, passando per Rocco Papaleo, Micaela Ramazzotti e Luigi Locascio. Paolo e Simona, interpretati da Gassman e la Ramazzotti, aspettano un bambino e decidono di comunicare ad amici e parenti il nome che hanno scelto durante una cena in famiglia. Il nome non piace a tutti, soprattutto per motivi ideologici, e scatena una serie di reazioni a catena divertenti e inaspettate. Ma la vera chicca che riguarda il film l'ha raccontata la stessa attrice, Micaela Ramazzotti. Lei era incinta veramente durante le riprese e non aveva voluto rinunciare al film per tornare a lavorare ancora una volta con Francesca Archibugi. La scena del parto che si vede durante il film è dunque reale e non recitata. L'attrice ha dichiarato anche ai nostri microfoni di essere stata felice ed entusiasta quando Francesca Archibugi le ha proposto di riprendere il parto. Si è completamente dimenticata del film perché era sedata, ma ha sottolineato: sono riuscita a dire anche una battuta, almeno così dicono. Grande emozione anche per la regista, che ha poi raccontato all'attrice di essere entrata in sala parto e di aver ripreso piangendo per la commozione. Il nome del figlio, adattamento della pièce francese Le Prénoms di Alexandre de la Patellier e Mathieu de la Porte, dal quale era già stato tratto il film francese Cena tra amici, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e ha ottenuto nomination sia ai Nastri d'Argento che ai David di Donatello.